Hai passato le tue due prime stagioni in Mini 650 su un Pogo 2, eri sempre davanti alle barche di vecchia generazione e adesso, guarda caso, ti ritrovi sempre davanti a quelli di nuova generazione. Ci dici la differenza tra un Pogo 2 e un Pogo 3? Allora, la differenza poi fatta breve è che il Pogo 3 va più forte. In tutte le In andature. tutte le andature. All'inizio il Pogo 3, all'inizio del suo sviluppo aveva qualche punto debole, ma era molto temporaneo, cioè con poco vento in VMG. Con poco vento, VMG sia di bolina che di poppa, faceva fatica a tenere il Pogo 2, perché comunque è una barca che il Pogo 2 sbanda più facilmente, ha meno superficie bagnata, ha una prua, quindi comunque di bolina con poco vento, ovviamente una prua ti aiuta. Però in realtà poi lavorando tanto sulle vele, il gap di bolina ormai è colmato dai 5-6 nodi di velocità, no, dai 5-6 nodi di vento è già colmato, quindi praticamente subito, e di poppa uguale, cioè, uguale, quindi no. È sostanzialmente una barca che in qualsiasi andatura va più forte alla fine. Hai parlato appunto del lavoro sulle vele, Sì. oltre alla bravura tua, cioè fa parte della tua della bravura tua di aver sviluppato bene le vele prima sulla grande. Adesso ricordaci innanzitutto quante vele ci sono autorizzate sul Mini e quali Allora, sono. sul Mini ci sono autorizzate 7 vele. Dopodiché una è la Tormentina che non si usa, cioè mai, io non l'ho mai usata, per fortuna. E dopodiché ogni vela comunque ha la sua importanza e quindi ci vuole tantissime ore di navigazione già per saper utilizzare quelle che hai e in più per avere un'idea di quelle che vorresti fare per l'anno dopo. Quindi la maggior parte dell'allenamento, secondo me, su Mini deve essere focalizzato a quella roba lì, cioè a studiare le vele, e quindi ci vuole un gommone con l'allenatore, col velaio che spesso viene a bordo, ci si guarda poi in sala le foto, si controllano le geometrie, tutto. Insomma, è un lavoro molto impegnativo che però poi è la cosa che a me diverte di più delle regate, lo sviluppo della barca, della velocità, è molto appassionante anche perché è molto difficile. Quindi la randa c'ha 3 mani di Terzaroli ed è quello è obbligatorio di classe, minimo 3 mani di Terzaroli, e nelle barche di serie è obbligatorio solo Dacron come rinforzo, quindi sono abbastanza economiche. Io ho fatto con North Sail Francia, io sono stato il primo navigatore mini a fare le vele North Sail Francia. L'anno scorso non c'erano barche di questa veleria e quest'anno invece c'è una decina, quindi vuol dire che comunque abbiamo lavorato bene. E col velaio avevamo deciso di fare la randa, fare la base, la testa interradiale, tutto il corpo in cross cut con una stecca volante in basso che guadagnavamo un po' di peso e per la bolina ci piaceva perché avevamo meno, come si dice, devento del fiocco sulla randa e ha funzionato abbastanza bene. Sul fiocco lì abbiamo trovato l'arma assoluta, anche grazie al materiale che hanno sviluppato, che è il 3DA in poliestere. Abbiamo fatto questo Solent che è molto grosso, però non è molto allungato, è un po' più basso, ma con la testa quadrata, circa 40 cm di testa, che è molto grossa. E, è un fiocco molto potente davanti. La prima versione era molto piatta, quindi era veramente complicato navigare in solitario e a volte una velocità incredibile, a volte ero fermo, quindi era veramente difficile. Questa è una vela molto più round, più facile, vado come un treno, sempre con una mano di Terzaroli, con la zip, così rimane pulito, senza cose che sbatacchiano in giro. E dopodiché invece una buona parte del lavoro è stata fatta sui Code Zero, qua chiamano Genac, e ne ho fatti 3 alla fine. Ne avevo fatto uno grande e uno piccolo perché la configurazione con cui navigavo durante le regate l'anno erano 2 spie e 2 code, mentre per la Transat farò 3 spie e 1 code. E quindi nelle regate durante la stagione avevo 2 Code Zero, uno piccolo sempre in 3DI per quando c'è ventone, per quando si deve stringere tanto, e uno più leggero, molto grosso in testa, per quando c'è poco vento, per quando bisogna scendere, che c'è tanto mare.
dopodiché gli spie, la prima versione erano molto grossi e grassi, un po' come erano su Pogo 2, quindi molto chiusi, molto chiusi, un po' chiusi di scotta, però su una barca così abbiamo visto che alla fine non funzionava, bisognava andare al contrario, fare gli spi piccoli per accelerare, piatti, svergolati. E alla fine, come dicono loro, spingendo la barca accelera veramente tanto, quindi alla fine è stato corretto andare verso quel tipo di vele lì. E anche sul medio, alla fine abbiamo una mano di Terzaroli, perché il medio è molto grande, è quasi un piccolo spi grande, ecco, è una 3 in testa molto grosso, e abbiamo messo una mano così nel caso ci siano problemi, debba ridurre, c'è un'altra configurazione possibile. Però di sicuro non è finita qua il bello dei mini, che anche lì non siamo sicuri alla fine di partire con la configurazione migliore. Ultimamente c'è stata una barca che per fortuna non farà la mini, che ha una configurazione un po' diversa, che secondo me potrebbe essere interessante per la prossima mini. Però Quindi è un occhio veloce all'interno se di Joe Mag, le vele sono qui in fondo. Anche qua c'è una bella differenza per tornare ah, al Pogo 2. Pogo 2 c'è la stessa struttura super spessa e qui è tutto sottile, è la verdier, insomma. sì, tutto sottile, però in realtà è molto molto strutturata rispetto alle barche nuove, e infatti è super affidabile. La gran figata di questa barca che è molto affidabile. E anche tu vedo, dai, questa è una chicca perché si dice sempre il mini è un po' arcaico, poche informazioni, eccetera, ma raccontaci un po' questo affare qua. Oh, questo è un barometro, molto semplice, è un barometro che però ha fatto un mio amico, è molto preciso, il bello che ti dà delle variazioni nell'ora, nelle ultime 3 ore, ha anche una piccola libreria per ricordarti che forma hanno i fronti e diciamo quanto vento ti puoi aspettare in funzione di quanto varia la pressione. E niente, sono stato il primo a comprarglielo, già sul Pogo 2 ce l'avevo. Questo ho già fatto la Trasa 2017. Grazie a un aggeggio del genere che fai delle mosse come la Mini Fastnet con Albertino, il piccolo bordo che mette dietro tutta la flotta. Quello è stato molto bello, ma quello era più visivo che strumentale, era proprio una nuvola gigante che non si muoveva, e quando le nuvole non si muovono ho scoperto che è meglio andarsene. Oggi alla grande si può sempre Alla dire, grande si può sempre come un dire. cammellone pure. Comunque, alla grande come un cammellone, diventerà Gra lungo. grazie mille. Grazie.